Ciao a tutti, sono Francesco, in questo canale parlo di finanza personale, creazioni e criptovalute. Oggi seconda parte del video sul bailout. Se non sai di cosa sto parlando, vatti a vedere la prima parte, importantissimo per capire come funzionano le banche. Ti consiglio anche di vedere come funziona una banca centrale e i due video sul ciclo economico. Quindi ti lascio tutto qua, vatteli a vedere. Siamo rimasti alla banca che ha interessi nel non vedere mai il suo prestito portato a casa, ma vedere solo gli interessi pagati costantemente. Questo perché fa sì che quando si rifinanzi il debito aumenti, gli interessi magari in percentuale sono costanti, però aumentando il debito gli interessi aumentano in valore assoluto. Citando Walter Wriston, presidente della Citicorp Bank nel 1982, se avessimo una legge sulla verità nel governo paragonabile alla legge sulla verità nella pubblicità, ogni banconota emessa dal tesoro sarebbe obbligata a includere una frase che afferma: questa banconota sarà rimborsata con i proventi di una banconota identica che sarà venduta al pubblico alla scadenza di questa. Capita bene che si sta proprio riferendo al fatto che questa banconota notoriamente verrà rimborsata creando un nuovo debito, quindi un'altra banconota che andrà direttamente a ripagare questa emissione alla scadenza. Quindi non è che mi sto inventando cavolate, questo è l'ex presidente di Citicorp Bank nel 1982 e ci stiamo riferendo a un libro scritto su una riunione tenutasi nel 1910. E non è che è complottismo o cosa, è semplicemente la realtà dei fatti e io non sto dicendo: ah, andate con le bombe, fatevi saltare in aria. No, chiaramente. Questo è solo un modo per far capire quanto è importante la conoscenza. Questi video vogliono semplicemente illuminarvi sul sistema in cui viviamo, non per sovvertirlo, per fare azioni sconsiderate, eccetera, ma per comprenderlo, perché non c'è nulla di male nella comprensione delle cose. Se voi comprendete il mondo in cui noi viviamo, riuscite a compiere le scelte migliori. Capite bene che indebitarsi può essere una cosa molto utile in certi momenti e molto poco utile in altri momenti. Capite bene che magari rifinanziare un mutuo quando i tassi scendono è giusto e farà gli interessi della banca, chi se ne frega? Noi pensiamo ai nostri interessi. Bisogna cercare di sfruttare le occasioni che il mondo bancario ci offre a nostro favore, ma rifinanziare un debito, magari in questo momento quando i tassi sono in crescita, non so quanto senso abbia. Chiedere un mutuo a tasso variabile quando i tassi sono a zero e la banca magari dice: con il mutuo a tasso variabile in questo momento mi darai l'1%, che però può salire, mentre se te lo faccio a tasso fisso mi darai il 2,5%. Voi sicuramente, se seguite questi video, capirete subito che, se avete visto i video sulla banca, come funziona la banca centrale, come funziona il ciclo economico, eccetera, capite bene che quando i tassi sono a zero e un tasso fisso mi costa il 2%, 2% e mezzo, solo tasso fisso, perché se poi il tasso sale, il tasso variabile aumenta esponenzialmente e io pagherò molti più soldi per la rata del mutuo, mentre se io avrò il tasso fisso continuerò a pagare la stessa cifra e potrò farmi anche un piano a lungo termine. Le banche sono fatte per le persone che sanno gestire il denaro, perché sono dei veri e propri partner, dei veri e propri catalizzatori di crescita per il tuo piano familiare, per il tuo piano di lavoro, per il tuo piano di studio, eccetera, perché una banca può letteralmente farti avere denaro subito, fresco, per i tuoi interessi. Se poi tu lo usi per comprarti la supercar senza avere un reddito, eccetera, o li usi per crearti un'attività, questo è una tua decisione. Sta di fatto che le banche non sono brutte e cattive. Questi video non sono per parlare male delle banche. Questi video sono solo per spiegare l'importanza di capire il sistema in cui si vive al fine di sfruttare le opportunità che le banche offrono, perché le banche non rubano soldi a nessuno, come ho detto mille volte. Le banche fanno solo i loro interessi. Come una persona va a vendere il pane e fa i propri interessi, come una persona va a mettere sugli stipiti delle porte e fa i propri interessi. Se voi andate dal vostro macellaio di fiducia, non è che vi vende la carne a costo di prezzo per lui, ve la maggiora di un percentile per guadagnarci anche lui. Le banche fanno la stessa cosa sui soldi che prendono in prestito dalla Federal Reserve, in America ad esempio, o dalla BCE per le banche commerciali italiane. Quindi vanno sfruttate a proprio vantaggio, senza pensare complottisticamente, ma solo per il proprio scopo personale. Vuoi avere una famiglia, ti serve una casa? Chiedi un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile, vedi in base al tuo family banker, alle tue esigenze, cosa fare. Sicuramente però, se hai una cultura finanziaria di base, quindi se hai la conoscenza alla base, non possono fregarti, perché ci sono state delle truffe nella storia da parte di banche che incentivavano a investire nelle loro azioni, a comprare diamanti, queste cose qua. Se tu sai quello che stai facendo, non vieni fregato e la banca non può fregarti. È come andare, che ne so, a non
da un antiquario che scopre che è una cosa di mega valore, ti fai fregare. Se tu però sai che valore ha quella cosa, non ti fai fregare. È semplicemente la conoscenza, è la chiave per riuscire a stare al mondo in maniera completa senza avere paura degli altri. Torniamo a noi, questa attività di vendita di dollari tramite aste del tesoro settimanali per rifinanziare il debito viene condotta da noi, per esempio, in lingua straniera quando viene emesso nuovo debito, ma è la stessa cosa. Partiamo dal presupposto quindi che un governo è molto difficile che riesca a ripagare il proprio debito, e nella storia sono davvero pochi i casi in cui un governo abbia ripagato i propri debiti sommersi. Questo spiega che le persone si aspettano che quando si concede un prestito a un governo, soprattutto le banche, non si aspettano che questo prestito venga ripagato interamente, ma che vengano pagati solo gli interessi per poi rifinanziarlo a un tasso dato e continuare a ricevere interessi. Ora mettiamo il presupposto che il mutuatario, quindi lo Stato, il grosso fondo eccetera, rischi di non essere in grado di pagare. La banca cosa fa? Semplicemente gli rinnova il prestito, e spesso questa operazione viene creata ad hoc in modo che sia la banca a creare una concessione al privato, allo Stato eccetera, senza però sottolineare il fatto che ci sia l'interesse perpetuo come interesse reale della banca. Mettiamo ora che il mutuatario non sia più in grado di pagare gli interessi. Cosa può fare la banca? Semplicemente, dato che ha tutti gli interessi al fatto che la persona continui a pagare e non può rischiare di rischiare il default da parte del mutuatario perché non la pagherebbe più, gli concede un nuovo prestito, però anziché un prestito piccolo che gli permette solo di pagare gli interessi, gli concede più soldi. Questo perché? Perché magari il mutuatario, che può essere un hedge fund, un'azienda, uno stato, dice: io perché devo continuare a lavorare per pagare solo i debiti? A me piacerebbe anche godermi la vita, allora o comunque fare investimenti per riuscire a crescere come potrebbe fare uno stato. Allora cosa fa? La banca gli concede più soldi di quelli che gli servono per pagare gli interessi, per poter fare investimenti in strade, ponti, sgravi fiscali, aiuti alle persone eccetera. Gli concede, che ne so, gli servono 100 miliardi, gliene dà 200. Questi 100 miliardi in più vengono utilizzati per una presunta crescita che dovrebbe aiutare a ripagare il debito. Gli altri 100 vengono subito utilizzati per pagare gli interessi. Quindi lo Stato si ritrova, o il privato cittadino eccetera, o il hedge fund si ritrova con una quantità di denaro investita che gli permette di godersi la possibilità, il sogno di ripagare il debito, e in più il debito già pagato e nuovi interessi, perché comunque magari la percentuale è sempre la stessa, però il valore assoluto del debito è di più. Se io ho 100 euro di debito verso una persona e devo l'1% l'anno, gli darò gli interessi del debito ogni anno per un euro, e in più proverò a ripagare il mio debito. Ma se io non riesco a ripagare il debito e pago solo gli interessi, a un certo punto non riesco più a pagare gli interessi, e questa persona mi dà, che ne so, ben un altro prestito di 100 euro in modo che posso pagare con un euro gli interessi di quell'anno e con 99 posso fare investimenti per ripagare i 100, capite bene che avrò l'anno dopo l'1% di 200 euro, che sono 2 euro, il doppio di prima pagherò in valore assoluto. Questi investimenti chiaramente possono farmi guadagnare di più, però se succede una crisi economica, un disastro nucleare eccetera, io sono comunque tenuto a pagare i miei 2 euro, che sono il doppio di prima. Qualora in ultima istanza il mutuatario sia irrequieto, non voglia più pagare, dice non ho più soldi, non ce la faccio più, sono stufo eccetera, la banca, pur di non mettere a bilancio questa ammanco di cassa dei crediti non riusciti a essere eseguiti, cosa fa furbescamente? Gli dice: ok, tranquillo, te le rifinanzio a un tasso di interesse minore. Piuttosto che perdere il denaro del prestito, gli rifinanzio a un tasso di interesse minore, perché così continuerà perpetuamente a incassare interessi. E chiaramente il privato, lo Stato, accetterà di buon grado, perché potrà sopravvivere più a lungo. Magari il tasso di interesse è più basso, ma il tempo di rimborso è più lungo, quindi non diminuisce nulla in termini di debito assoluto. Poi arriva il giorno dove c'è la resa dei conti, il mutuatario si rende conto che non potrà mai più pagare e restituire il capitale, e si rifiuta categoricamente di pagare gli interessi. Secondo il Banking Safety Digest, la maggior parte delle banche coinvolte nei prestiti problematici sono aziende piuttosto redditizie, e quindi ci sarebbe un vero problema se la banca iniziasse a fallire perché questo privato, questo cittadino, questo Stato non vuole pagare. Per esempio il caso dello Sri Lanka attualmente. E quindi si rivolge al Congresso, al Parlamento di quello Stato, e si dice: è tutto nell'interesse pubblico il fatto che questa banca non fallisca. Senza l'assistenza del Parlamento, del Congresso, del Governo, eccetera, ci saranno conseguenze dannose per tutti, perché se fallisce questa banca, falliranno tutte le altre. Se falliscono queste banche, molte persone si ritrovano a casa, molte persone si ritrovano senza soldi, molte persone si trovano veramente in una situazione di povertà e si creano perturbazioni nei mercati, eccetera. E dato che di tutto il mondo dipende da questa cosa, diminuiranno le esportazioni, soffriremo molto, non ci saranno capitali stranieri, eccetera. Questo fa sì che il Parlamento, il Congresso,
il governo prenda paura e conceda prestiti al mutuatario, magari a fondo perduto, per pagare il debito che ha verso la banca. La banca a quel punto magari decide di cancellare una parte dei debiti, si prende i soldi, si dichiara contenta e comunque lei si salva, anche se ha ridotto sul lastrico l'istituzione, il privato, l'hedge fund, lo Stato che gli deve i soldi. In questo modo la banca non mette a bilancio una perdita, ma semplicemente mette a bilancio o una piccola perdita o addirittura chiude in pari, perché magari era anche azionista di quell'azienda e che ricevendo magari un sussidio dallo Stato fa salire le quote e la banca ci guadagna sul capital gain. In più è riuscita a farsi ripagare i debiti senza rimetterci di propria tasca. A volte il governo non fornisce neanche direttamente i fondi, ma fornisce il credito per i fondi, cioè garantisce i pagamenti futuri in caso di nuovo inadempimento del mutuatario, e questo permette alla banca ancora di riuscire a sfruttare gli interessi, il cash flow garantito perpetuo. Tutti questi meccanismi, capite bene, che sottraggono denaro direttamente ai contribuenti, al governo americano, al governo italiano, a tutti i governi del mondo, perché servono per tutelare. Avete visto il crollo di certe banche in Italia? Il governo cosa ha fatto? Ha dato dei soldi per fare in modo che gli investitori non perdano denaro. Questi soldi fanno sì che la banca resti in piedi come uno zombie, paghi i debiti che ha, paghi tutti i crediti, cerchi di recuperare i crediti, eccetera, in modo che in realtà questa banca si salvi nonostante sia fallita, e questo non è altro che una ulteriore spesa per lo Stato che si ripercuote in nuovo debito da generare, che farà verso altre banche che continueranno ad aumentare i loro interessi. Diciamo che questo Federal Reserve System è letteralmente un sistema che porta a sentirsi colpevole il governo o sentirsi in bisogno di aiutare il governo, il Parlamento, il Congresso, piuttosto che assumersi direttamente le responsabilità del fatto che spesso i prestiti sono un po' degenerati come idea, e spesso questi prestiti sono concessi senza un attimo di ponderazione, soprattutto verso gli stati. Ci sono diversi esempi, un sacco di risultati. Si può parlare nel 1970 della ferrovia Penn Central che fallì, le banche avevano commissariato l'azienda, ovvero avevano preso il controllo tramite l'indebitamento assurdo dell'azienda, la continuavano a indebitare per ripagare i nuovi debiti, e a un certo punto però si è arrivati a un punto dove è fallita completamente. Gli amministratori prima del fallimento continuavano a dire che l'azienda era solida, pagavano dividendi alti e questo alzava ancora di più le quotazioni. Gli azionisti chiaramente, quando venne fuori la situazione, rimasero col cerino in mano, si presero una cantonata mostruosa. Però al congresso fu detto che il crollo della Penn Central sarebbe stato devastante per l'economia americana e per l'interesse pubblico, e che quindi bisognava aiutare, e il congresso rispose con un prestito di 125 milioni di dollari del 1970, ricordiamo, prima anche della fine del gold standard, 125 milioni di garanzia di prestiti. Chiaramente alla fine la ferrovia fallì comunque, ma i debiti che le banche avevano contratto verso la ferrovia vennero interamente ripagati, e in più le banche riuscirono a guadagnare dal capital gain che si generò quando questi prestiti furono concessi alla ferrovia in fallimento. Sempre nel 1970 la Lockheed, che era prima della fusione diventata Lockheed Martin, era verso il fallimento. Il congresso ascoltò sentimentalmente la stessa storia, stesso copione, migliaia di persone senza lavoro, disoccupazione, fame, eccetera. Pagò quindi il congresso 250 milioni di dollari in nuovi prestiti, che riuscirono a far indebitare del 60% in più l'azienda, e a quel punto il governo doveva assicurarsi che questi prestiti avessero reso profitto per l'azienda, e quindi assicurò lavoro all'azienda con lucrosi contratti per la difesa, con offerte non competitive e le banche furono ripagate. Quindi letteralmente il governo ha aiutato l'azienda dandogli del denaro che è servito solo per ripagare gli interessi delle banche e i debiti delle banche, e in più le banche magari escono dal mercato e il governo si ritrova questo player mega indebitato in una situazione non ottima, e quindi cosa fa? Gli dà anche i contratti per farli lavorare e farli pagare i debiti. Successe anche a New York, quando la situazione welfare, la situazione spesa pubblica era fuori controllo, e quindi il congresso autorizzò ulteriori prestiti diretti fino a 2,3 miliardi di dollari, siamo nel 1975, e quindi le banche continuarono a ricevere gli interessi e non rischiarono il default, dato che era rimasto proprio sull'orlo del default. Pure parliamo di Chrysler, stesso copione, quindi
Rischio che ci si crei un duopolio perché c'erano solo tre player che producevano auto. Chrysler sta per fallire, viene salvata, garantisce quindi il congresso 1,5 miliardi di dollari ai nuovi prestiti. Le banche riducono la loro parte di prestiti e ne scambiano una parte con nuove azioni. A questo punto l'accordo fa salire in borsa l'azienda, le azioni salgono, in più c'è una riduzione del debito. Alla fine le banche escono che hanno un capital gain in positivo, debiti parzialmente ripagati che vanno a compensare, quindi hanno preso gli interessi e se ne sono andate pulite. Quindi viene salvata dal governo. Tutti questi soldi sono stati resi disponibili dalla Federal Reserve System, che ha agito come pagatore di ultima istanza, quindi prestatore di ultima istanza. Il problema è che ogni volta che viene stampato nuovo denaro concesso al governo tramite l'emissione di titoli, e questi dopo questi soldi vengono usati per salvare queste banche, queste aziende, eccetera, sempre indebitate verso banche, questa nuova emissione di denaro diluisce i contribuenti e aumenta l'inflazione, che è letteralmente una tassa nascosta. Chiudo il video parlando del 2008. C'è stato il crollo di Lehman Brothers, eccetera, però dopo il crollo, che chiaramente è stato un gioco dei bailout estremizzato che alla fine ha fatto scoppiare il player più debole, il congresso ha approvato una legge di 700 miliardi di dollari in stimoli che stavano per salvare le banche che erano verso l'orlo della bancarotta a causa del crollo di Lehman Brothers. Quindi ottengono una donazione cospicua che però, secondo la Credit Sites, che è una società di ricerca indipendente con sede a New York e Londra, questi stimoli sono stati di più o meno 5 mila miliardi di dollari, che equivalgono circa a una perdita di risparmi e potere d'acquisto di ogni americano per 16.500 miliardi di dollari. Quindi capite bene che il crollo del 2008 si è direttamente ripercosso non solo dal fatto che sono crollate intere aziende, tante persone hanno perso la casa, eccetera, ma in più lo Stato si è indebitato moltissimo stampando nuova moneta, stampando nuovo denaro, come ho detto prima, 10 volte il circolante per tutelare. Quindi cosa portiamo a casa con questo video? Portiamo a casa sicuramente che sapere è potere, sapere ci emancipa dal fatto di farci, diciamo, mettere i piedi in testa da chiunque, e soprattutto debito non è che è il cattivo, banca non è cattivo, banca è un partner per i propri affari se si vuole fare le cose in maniera corretta, però bisogna ragionare, bisogna studiare, bisogna affiancarsi da persone che hanno a cuore non solo gli interessi della propria azienda ma anche gli interessi di far contento al proprio cliente. Quindi se si vuole farsi fare un debito, se si vuole farsi fare un mutuo, se si vuole chiedere un prestito, eccetera, andare con la testa, sapere qual è la deadline entro la quale, se non si riesce a ripagare il debito, non è che lo si rifinanzia ma ci si dichiara falliti, sapere qual è la deadline entro la quale si vuole pagare un tot di interessi al mese a tasso fisso o variabile, sapere quanto si rischia se il tasso è variabile, sapere quanto si rischia se il tasso è fisso in base alle condizioni di mercato. Importantissimo capire questo per essere profittevoli in futuro. Detto ciò, io sono Francesco, iscriviti al canale se il video ti è piaciuto, ci vediamo nel prossimo video, spero ti sia piaciuto.